Coach, dopo l'impresa contro Caserta si ritorna in campo, si ritorna in trasferta dove il successo la Viola manca addirittura al 30 di gennaio, era a Pozzuoli quando Carnovali decise la sfida con un canestro praticamente a pochi secondi dalla sirena, è una sfida che soprattutto può valere la matematica qualificazione ai playoff con 5 turni d'anticipo. Sì, è tutto questo, nel senso che chiaramente da oggi i playoff sono veramente a un passo. È chiaro che essendo lo scontro diretto con la nona in classifica, una squadra che diciamo il disavanzo tra noi e loro è ovviamente di 9 punti, è chiaro che vincere questo scontro ci qualificherebbe matematicamente ai playoff con 5 giornate di anticipo, nonostante 3 punti di penalizzazione e nonostante tutto quello che è successo dentro, parlo degli infortunati, delle rotazioni ridotte e fuori dal campo, parlo ovviamente della situazione societaria. Detto questo, sarà comunque una partita difficile perché Scauri è reduce da 3 sconfitte consecutive, ma eccezion fatta per l'ultima partita contro la Tiber Roma, ha tenuto testa sul proprio campo da gioco alla Luis ed è stata veramente a un passo dal vincere a Palestrina o comunque sia stata mentalmente dentro la partita per tutti i 40 minuti. Scauri è solamente un campo caldo. È una squadra che si è anche rinforzata durante la stagione con l'arrivo di Melchiorri, ha tra le proprie fila il miglior realizzatore del campionato, cioè Longobardi, accanto ad un playmaker esperto come Ricciotti, ad un lungo solido come Laguzzi, a 2 tiratori più che eccellenti come Moretti e come Ciman, e alla personalità di Gallo che nonostante sia un ragazzo molto giovane, viene dall'esperienza di Napoli l'anno scorso in A2, e sta crescendo tantissimo. Giocano una pallacanestro particolare, nel senso che Longobardi da 4 gestisce tantissimi possessi offensivi, specialmente fronte al canestro, e rappresenterà un vero e proprio rebus per la nostra difesa e per le difese avversarie in generale. Quindi dovremo fare una partita molto accorta, cercando di mettere quell'energia che abbiamo trovato nelle ultime 2 partite casalinghe, perché è chiaro che adesso giochiamo con un obiettivo ben preciso. Questo non va visto, non va vissuto con ansia, ma va vissuto con la libidine e con la voglia di provare a fare l'ennesima impresa per centrare un risultato che sarebbe a tutti gli effetti un risultato storico. È ritornato Fallucca dopo le terapie svolte a Montecatini, Carnovali e Fall sulla via del recupero dopo gli infortuni patiti contro Caserta. Come arriva la Viola a questa gara? Non al 100% come sempre, avremo tutti gli effettivi, è chiaro che abbiamo delle problematiche con Falla, abbiamo delle problematiche con Carnovali, con Alessandri e ovviamente lo stesso Fallucca è rientrato dopo un mese. Però dobbiamo cercare di guardare avanti, non ci dobbiamo far prendere, voglio dire, da, diciamo così, un po' di depressione. Da un po' di sconforto per le problematiche fisiche, dobbiamo cercare di recuperare gli acciaccati, dobbiamo cercare di produrre un extra sforzo perché comunque sia adesso stiamo tornando già dal fine settimana ad allenarsi in maniera un po' più decente e questo non può far altro che migliorare la qualità del gioco della squadra. Tatticamente la Viola ha sofferto squadre con lunghi di peso, con Caserta spesso e volentieri, invece la capolista si è messa a specchio, prima diceva di Longobardi, un 4 ma che è un esterno puro, come assetto Scauri un po' più congeniale alle caratteristiche della sua squadra. Dipende se giocheremo nel quintetto basso o con il quintetto più alto, è chiaro che ci saranno dei mismatch sia a vantaggio nostro che però anche a nostro sfavore. Credo che conterà tantissimo al di là della volontà di tenere l'uno contro uno e cercare di limitare il più possibile le rotazioni in difesa, conterà tanto anche l'aspetto tattico della partita perché comunque non possiamo pensare di far giocare a Scauri sul proprio campo la propria pallacanestro perché sappiamo che
ovviamente gli farebbe prendere fiducia, ritmo e ci metterebbe in difficoltà, perché adesso come adesso una vittoria in trasferta vale doppio, ma è molto più difficile da cogliere, stante il fatto che tutte le squadre, eccezion fatta per Battipaglia, in questo momento stanno giocando per un obiettivo, che sia un piazzamento migliore, playoff, playout, che sia per l'entrata tra le prime otto oppure no. Quindi una partita veramente da prendere con le molle. Coach, grazie, in bocca al lupo. Credo.